Gesù sta facendo davvero fatica a portare quella croce in mezzo alla gente. Alcuni, tra l'altro, in mezzo a quella gente lo insultano per tanti motivi, eppure lui ha aiutato un sacco di gente. Una di loro, una probabilmente delle persone che Gesù ha aiutato, si avvicina con un telo per asciugargli il sudore e le gocce di sangue che vengono giù dalla corona di spine. Una tradizione vuole che il volto di Gesù resti impresso su quel telo, diventando una piena immagine di lui che soffre. Anche per questo verrà chiamata vera icona o il nome Veronica, che è comunque l'immagine di tutti coloro che vogliono stare vicino a Gesù mentre sta facendo fatica. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Per tutto il bene fatto dal Signore, noi diciamo gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, a guardarti con amore e a cercarti con costanza. Fa che la nostra vita sia anche immagine di Te.